Se vedi una macchina che si muove e non c'è nessuno che sta cambiando una ruota, vuol dire una sola cosa, che c'è una festicciola, a due ovviamente. E non è il caso di disturbarli. Ma se a disturbarli fosse invece un poliziotto, cosa succederebbe? Appartarsi in auto e fare sesso è reato? Chi non ha una casa tutta sua o la possibilità di affittare una camera di hotel a ore, la cara vecchia macchina con i sedili ribaltabili diventa l'unica soluzione per passare un'oretta in intimità. Ma è vietato consumare un rapporto in mezzo alla strada, su una piazzola, in un posteggio abbandonato, in un campetto di calcio? Insomma, dove si può dare sfogo alla propria passione? Lo scopriremo in questo video, ma prima di andare avanti, se non ti sei iscritto al mio canale, fallo subito. Chi lo ha già fatto prima di te ha scoperto la legge come nessuno gliel'ha mai spiegata, perché è quello che faccio da una vita. Mi chiamo Angelo Greco, dirigo il portale laleggepertutti.it da oltre 10 anni, che è il primo in Italia che va in soccorso al cittadino che ha problemi legali, e dopo un anno ad una mattina a presentare un piccolo spazio di tutela dei consumatori, eccomi approdato a YouTube per aiutarvi ad affrontare i piccoli problemi quotidiani di natura legale. Come questo, fare sesso in auto è reato? Ma prima ancora voglio invitarvi a mandarvi i vostri video via WhatsApp a questo numero che compare in sovraimpressione. Sia che siate soli che con i vostri amici, che siate a scuola o al lavoro, in palestra, al ristorante, gridate anche voi "questa è la legge" e poi io pubblicherò il filmato al termine dei miei video e sul mio profilo Instagram. Quindi mi raccomando, ci tengo. Svegliamo tutti insieme l'Italia, gridiamo tutti "questa è la legge", perché significa che la legge la conosciamo, e se la conosciamo nessuno ci può prendere più in giro. Ed ora sigla. Fare sesso in auto è reato? Un tempo consumare un rapporto in auto rientrava nel reato di atti osceni in luogo pubblico. Non si finiva in carcere trattandosi di un reato minore, benché la norma prevedesse la reclusione da 3 mesi a 3 anni, ma la fedina penale restava comunque macchiata. Oggi però questa condotta è stata depenalizzata e il comportamento in questione integra solo un illecito amministrativo. Si rischia quindi solo una sanzione pecuniaria che può andare da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro a seconda della gravità del caso, ossia dell'esposizione al pubblico. A elevare la sanzione non è però la polizia o il tribunale, la procura della Repubblica o un giudice, ma la prefettura. E il prefetto quindi, sulla base del verbale che gli viene trasmesso dalla polizia o dai carabinieri, a graduare la sanzione sulla base del comportamento e del potenziale pericolo alla decenza pubblica. Come per tutte le sanzioni amministrative, anche questa non ha alcuna ripercussione sulla fedina penale delle parti coinvolte, che manterranno quindi integro il proprio casellario giudiziario. Non c'è alcun processo al pari di quando si riceve una multa stradale. Resta ferma la possibilità, ovviamente, di presentare un ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della sanzione che, come tutti i verbali della polizia, viene notificato a casa con raccomandata in busta chiusa, tranquilli. In alternativa potete fare ricorso al prefetto entro 60 giorni. Attenzione! Se si fa sesso in luoghi abitualmente frequentati da minori, il comportamento resta reato con tutto ciò che ne deriva. Quindi si rischia, sempre virtualmente, la reclusione, che poi verrà commutata il più delle volte in pena pecuniaria. Ad esempio, fare sesso nel parcheggio di una scuola o di una villetta con giochi destinati a bambini è reato. Se invece si tratta del parco pubblico, quello cioè destinato a tutte le utenze, il comportamento non è più reato. Altra comune domanda è se fare sesso in auto con una prostituta è reato. La risposta non dipende dal soggetto con cui si consuma il rapporto, ma ancora una volta dal luogo prescelto. Difatti, la prostituzione in Italia non è illegale, lo è solo lo sfruttamento o l'induzione. Sicché chi viene trovato insieme a una prostituta non commette alcun illecito, non può essere cioè trascinato al commissariato né può subire multe. Al pari del resto della stessa escort, la prostituzione è legale. La polizia ha in verità sempre il potere di chiedere legittimità dei privati cittadini, alla cui risposta non ci si può sottrarre, diversamente qui si commette reato. Ma l'eventuale esibizione di documenti o la comunicazione del nome e del cognome del soggetto non implica alcuna conseguenza né potranno essere effettuate segnalazioni.
Fare sesso in auto non è sempre vietato. Difatti, prendendo alcune accortezze, si può evitare anche la sanzione amministrativa. Per non commettere gli atti osceni in luogo pubblico, che come abbiamo già detto, anche se non è un reato, resta comunque vietato, è necessario non trovarsi in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico. Lo so, ora state storcendo gli occhi. Se avessi avuto un luogo privato, di certo non mi sarei ridotto all'auto, potreste pensare. Ma non è necessariamente alla lettera che bisogna prendere la norma. Ciò che conta non è tanto il luogo, quanto la possibilità di essere visti da altre persone. Il fatto di averla fatta franca e di non essere stati scoperti non è sufficiente. Conta la potenziale presenza di persone. Così scegliere un vicolo cieco è vietato, visto che nulla impedisce che di lì possano transitare altre persone. Il fatto che il rapporto sessuale venga consumato di notte non cambia i termini della questione. Difatti, anche in ora notturna, eventuali passanti occasionali potrebbero facilmente percepire quanto avviene all'interno dell'abitacolo dell'auto, specie se si muove. Non si può fare sesso su una piazzola dell'autostrada, anche in questo caso si tratta di un luogo pubblico. E altrettanto dicasi per il parcheggio del supermercato, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico. Parcheggiare in un giardino non frequentato durante la notte non è consentito se dotato di illuminazione. E ad esempio non è stato ritenuto colpevole chi è stato sorpreso ad appartarsi con una donna in una macchina a 100-200 metri dalla strada in ora notturna, in luogo generalmente non frequentato e controllato solo occasionalmente dalla polizia. Affinché non scattino gli atti osceni in luogo pubblico, è necessario avere l'accortezza, in base al luogo e all'orario, che nessuno, neanche potenzialmente, possa vedere la scena. Il fatto che i finestrini siano appannati non è sufficiente, ma può esserlo invece il fatto che i vetri siano tappezzati di giornali e si sia scelto un luogo isolato e non frequentato neanche occasionalmente, lo ripeto un sacco di volte. La coppia che parcheggia la macchina in uno sterrato al buio o in un campo ove la strada non passa non può essere sanzionata. Parcheggiare in una strada dissestata, chiusa al transito perché a rischio frane, non è reato se non c'è il pericolo che non passino neanche i pedoni di lì. Lasciare l'auto lungo la collina poco frequentata è reato se la strada può essere percorsa da altre auto o pedoni. Chiaramente, se gli atti osceni vengono compiuti in un luogo privato non aperto al transito, come ad esempio un giardino chiuso da una sbarra, non si commette più alcun illecito. Attenzione infine al rispetto della volontà altrui e alla violenza sessuale. Quando ci si apparta con l'auto o con una donna, bisogna evitare di commettere il ben più grave reato di violenza sessuale, il quale scatta non solo con la violenza fisica, ma anche con quella psicologica. Ci sono numerose sentenze della Cassazione che hanno ad esempio sancito che la violenza sessuale ricorre quando ad esempio lei inizialmente è consenziente, ma poi ci ripensa durante il rapporto e chiede all'uomo di smettere. Difatti il consenso deve essere prestato spontaneamente in ogni fase della congiunzione. Ed è anche violenza se lei, ad esempio, non vuole appartarsi con l'auto e chiede insistentemente all'uomo di andare via. Il suo eventuale consenso al rapporto sessuale potrebbe lì per lì essere stato prestato solo per non subire violenze o altre conseguenze peggiori. Sicché se la donna viene trascinata in un luogo in cui non voleva andare, il giorno dopo potrebbe denunciare l'uomo per violenza sessuale pur essendo apparsa in quella sede consenziente. Ditelo voi? Questa è la legge! Questa è la legge! Questa è la legge. Questa è la legge.